Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi andremo a realizzare il maglioncino che sto indossando. Un progetto molto semplice e veloce da realizzare, ho utilizzato la tecnica a pannello e tra l'altro ho utilizzato una tecnica che è insolita, solitamente non la si fa, però io ho voluto provare per facilitare il lavoro alle principianti, lo vedrete nel corso del tutorial. Per questo maglioncino ho utilizzato 8 gomitoli di Amore 115, è un filato che fa parte della collezione dei filati rigenerati di Borgo dei Pazzi, è un 70% lana merino, un 25% poliamide, 2% viscosa, 2% acrilico, 1% poliestere. È un filato molto morbido e leggero. Colorazione utilizzata numero 116, uncinetti consigliati 5,5-6, io ho utilizzato l'uncinetto numero 5. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi di filato, vi dicevo, ho utilizzato ben 8 gomitoli, l'ottavo mi è rimasto per metà, quindi un po' mi è avanzato, quindi io direi che per la mia taglia, ovvero M, ho utilizzato all'incirca 350 grammi di Amore 115 merino. Vi lascio tutti i link utili sotto a questo video nel box informazione. Come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e di seguirmi anche sui miei social. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Per il mio maglione taglia M ho innanzitutto realizzato due pannelli che misurano 42 cm di larghezza per un'altezza di 43-44 cm circa. La larghezza di un pannello 42 più la larghezza del secondo più 42 corrispondono agli 84 cm della mia circonferenza seno e questa è la misura che ho preso per andare a realizzare il progetto. Per adattarlo alla propria taglia vi suggerisco di andare a misurare la circonferenza maggiore del vostro corpo. Insomma, sui due pannelli potreste riportare anche le misure che riguardano la circonferenza spalle o fianchi. Io ho preso in considerazione quella maggiore, ovvero il seno, anche perché il mio maglione non arriverà ai fianchi, sarà leggermente più corto. Per sviluppare 42 cm di altezza ho avviato esattamente 53 catenelle, ovvero 52 multiplo di 2 più una catenella che mi è servita per ritornare indietro. E ho eseguito questo punto di lavorazione molto semplice ma ad effetto. Si tratta di alternare due righe, una riga a punto alto e una riga di mezzi punti alti incrociati. La texture, la trama è molto più evidente con il pannello messo sul retro. Per mostrarvi la realizzazione dei due pannelli, il punto di lavorazione e i punti da andare a lavorare, vi mostrerò un piccolo campioncino. Per il campioncino avvio 11 catenelle, mentre nella realtà vi ricordo che ho avviato 53 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'undicesima mi serve per ritornare indietro. Quando adatterete il progetto alla vostra taglia, magari avvierete o più o meno catenelle. L'importante è che abbiate un numero di punti al di sotto multiplo di 2, mi raccomando. A partire dalla seconda catenella vado a lavorare un punto alto sostituito dai due punti bassi. E per ciascuna catenella al di sotto andrò a lavorare un punto alto, in questo caso per un totale di 10 punti alti, mentre per il mio maglione ne ho lavorati soltanto 52. Ultimo punto alto, nonché decimo. Terminata la prima riga a punto alto, come vi dicevo prima, facciamo una catenella e andremo a lavorare dei mezzi punti alti incrociati. È importante iniziare e terminare la riga allo stesso modo, come così. Il primo punto lo sostituisco sempre dai due punti bassi, uno sull'altro, che in questo caso mi sostituiscono il primo mezzo punto alto. Poi prendo il filo, salto un punto, lo recupero dopo, ma nel frattempo nel secondo lavoro un mezzo punto alto. Quindi ho le tre asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto. Una volta fatto questo andiamo a recuperare il punto saltato.
Quindi riprendo il filo, torno indietro, riprendo il filo e chiudo sempre le tre asole insieme. Quindi questo è il modulo da ripetere per tutta la riga. Rivediamolo, prendo il filo, salto un punto e vado nel successivo. Riprendo il filo, chiudo le tre asole insieme. Riprendo il filo e torno indietro nel punto saltato. Riprendo il filo e chiudo. Quindi prendo il filo, salto un punto e vado nel secondo e lo ripeto. Molto molto semplice. Quindi prendo il filo, mi rimarranno sempre tre punti. I primi due li lavoro con i mezzi punti incrociati e l'ultimo punto lo lavoro normale. Prendo il filo, entro nell'ultimo, tre asole e chiudo un mezzo punto alto. E questo è il punto di lavorazione che si sviluppa in due righe che dobbiamo ripetere per tutte le righe successive. Nella realtà per il mio maglione ho lavorato un totale di 32 righe alternando il punto normale e il mezzo punto incrociato. La trama e la texture della lavorazione sarà evidente non su questa zona retro ma girando il nostro lavoro, quindi sulla zona frontale. Notate come l'incrocio è molto più a rilievo. Basta che girate il lavoro, ve ne accorgete. Quindi questo è il lato da prendere in considerazione rispetto a quello dietro. Rivediamo un'altra volta. Per andare avanti devo andare a ripetere la prima riga. Sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi. Andrò a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale di 10 punti in questo caso, ma per il mio maglione, per il pannello, ovvero da 42 cm, ne ho lavorati 52. Ultimo punto alto. Ok. Poi per la riga successiva basta fare una catenella, girare il lavoro e andare a ripetere la seconda riga fatta di mezzi punti incrociati. Intanto il primo lo sostituisco sempre con i due punti bassi, prendo il filo, salto il primo ed entro nel secondo, tre asole e chiudo, ritorno indietro e di nuovo un mezzo punto incrociato, un mezzo punto e l'altro lo facciamo incrociato e di nuovo ci rimarranno a fine riga gli ultimi tre punti, lavoriamo i primi due incrociati e l'ultimo lo lavoriamo normale. Ok, questo sarà il lavoro da ripetere fino a raggiungere l'altezza desiderata, nonché la lunghezza del nostro maglione. Se lo desideriamo all'altezza dei fianchi, ovviamente farete molte più righe rispetto a quelle mie totali, ovvero 32. Se lo desiderate crop, farete meno righe. Una volta che abbiamo finito tutte le righe, cosa facciamo? Andremo a fare eccezionalmente un giro di perimetro a punto basso per andare a rifinire i due pannelli. Parlo di caso eccezionale perché generalmente per la realizzazione di un maglione o di qualsiasi altro capo fatto a pannelli non si va mai a fare il giro di perimetro. Io questa volta lo voglio fare perché secondo me aiuterà molto di più le principianti ad individuare i punti da cucire sia da una parte che dall'altra parte del pannello. Per cui mettiamo caso abbiamo finito il nostro lavoro, faremo sempre la catenella, gireremo il lavoro e inizieremo in questo modo. Intanto andremo a fare un punto basso in ciascun punto che abbiamo al di sotto. In questo caso abbiamo dei mezzi punti alti, ma anche per i due pannelli più grandi mi ritrovavo dei mezzi punti. Per un totale di 10 punti bassi. Ora andiamo a rifinire la zona un po' più critica per le principianti, ovvero quella dei punti alti e dei mezzi punti, ma è semplicissimo, utilizzate sempre questa tecnica e vedrete che vi troverete alla grande. Intanto vado a fare un punto basso nella primissima riga dei punti bassi.
Quindi questo vale come primo punto del secondo lato. Non facciamo l'angolo, assolutamente no, come facciamo per le borse, perché in questo caso non ha assolutamente senso. Ci ritroviamo la riga dei mezzi punti incrociati. Bene, entriamo esattamente qui nel mezzo punto e andiamo a fare due punti bassi. Poi abbiamo la riga dei punti alti. Entriamo al centro del punto alto, prendendo possibilmente le due asole del punto alto. In questo modo faremo una lavorazione pulita e non si dilateranno i punti di lavorazione. E anche in questo caso andiamo a lavorare due punti bassi. Riga di mezzi punti incrociati. Entriamo al centro e facciamo 1 e 2. Poi ho la riga dei punti alti, entriamo possibilmente al centro, prendiamo le due asole, vedete, e facciamo sempre due punti, 1 e 2. Quindi vige la regola di due punti alti per ciascuna riga, sia a punto alto che a mezzo punto. Guardate com'è rifinito perfettamente il nostro pannello. Poi abbiamo la catenella iniziale. Qui facciamo un punto basso, nonché l'ultimo di questo secondo lato lavorato. Giriamo il nostro lavoro senza fare alcuna catenella o punto basso per girare l'angolo. Rientriamo sempre nello stesso punto e questo vale come primo punto del terzo lato che stiamo lavorando insieme. E iniziamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Decima ed ultima catenella. Come notate, tutti i punti coincidono. Giriamo un po' il nostro lavoro per rifinire l'ultimo lato. Facciamo un punto basso che vale come primo punto di questo quarto lato. Ve lo sottolineo perché è importante poi ai fini della cucitura. Riga punto alto. Entriamo. Se vi ricordate, ho sostituito sempre sia il mezzo punto che il punto alto con i due punti bassi. Quindi entriamo proprio nell'asola del primo punto basso e lavoriamo due punti. Riga di mezzi punti incrociati, entriamo al centro e voilà, e facciamo 1 e 2 punti. Riga punto alto, entriamo nel punto basso che ha sostituito il punto alto e lavoriamo due punti. È molto 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 facile, come notate. Poi mezzo punto incrociato, entriamo al centro e lavoriamo 1 e 2 punti, non potete assolutamente sbagliare. Dopodiché andiamo a lavorare l'ultimo punto basso che riguarda questo lato, questo quarto lato, e lo andiamo a lavorare dove abbiamo lavorato il primissimo. Fatto questo, abbiamo definito per bene il nostro pannellino, eccolo qui. Avete visto? È stato facile facile. Poi, volendo, possiamo andare a chiudere con un punto bassissimo, fare una catenella di sicurezza, staccare il filo e poi, una volta che due pannelli grandi come questi che ho realizzato io per la mia taglia, ovvero taglia M, sono pronti, possiamo andarli a cucire. Ho messo due pannelli dritto contro dritto e cucirò sul rovescio. Come notate, ho dei punti segnati con il marker. Esattamente cucirò 14 punti a destra, 14 a sinistra. La zona dello scollo la lascerò libera e corrisponde nel mio caso a 19 centimetri. Qui avevo fatto già la catenella, quindi non farò altro che entrare nel primo punto di 52, che nel mio caso è questo punto qui, e nel primo di 52 dell'altro pannello. Ora stringo per bene e inizio con la mia cucitura. Quindi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e gli ultimi due punti segnati con il marker, 14. Faccio una catenella di sicurezza e stacco il filo. Subito lo vado a nascondere tra i punti esattamente in questo modo.
Ripeto la stessa operazione dall'altra parte, riprendo il filo, faccio un cappio e mi aggancio con una catenella. Entro sempre nello stesso punto e vado a lavorare anche le code dietro e vado a lavorare il primo punto di 14. Insomma, ripeto lo stesso lavoro anche qui. Potete fare questa operazione anche con ago e filo e andare a cucire punto per punto, proprio come sto facendo all'uncinetto. Quattordicesimo punto, quindi catenella, stacco il filo, stringo per bene e vado a nascondere anche qui il filo in eccesso. Parto con la realizzazione del polsino, faccio un cappio e avvio esattamente 8 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7. A partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 7 punti bassi. 3, 4, 5, 6 e 7. Una volta fatto questo, faccio una catenella, giro la mia primissima riga e continuo a punto basso in costa dietro, prendendo solo la costina dietro. Lavoro sempre un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 7 punti bassi. Ultimo punto basso, quindi catenella, giro il mio lavoro e continuo esattamente allo stesso modo di prima. Insieme stiamo lavorando la terza riga, continuerò per altre 17 righe, per un totale di 20 righe a punto basso in costa dietro. Bene, ho terminato le 20 righe che riguardano il polsino, misura esattamente 17 cm circa per 5 cm. La lunghezza della nostra lavorazione dovrà corrispondere esattamente alla circonferenza del nostro polso. Continuiamo il nostro lavoro, per riportarci sulla zona più lunga e andare a lavorare la manica, facciamo una catenella che non vale come punto. Andrò a fare un punto basso in ciascuna riga sottostante. 2, 3, 4, 5, 19° punto basso ed il 20° ed ultimo punto basso lo faccio nella catenella iniziale. Durante questo lavoro è molto importante avere sulla zona del polsino un numero multiplo di 2 perché ripeteremo la lavorazione dei pannelli dietro e davanti anche sulle due maniche. Continuiamo il nostro lavoro, catenella, lo giriamo, inizio lavorando il primo punto alto sostituito dai due punti bassi come faccio sempre. Nello stesso punto andrò a lavorare un altro punto alto per un totale di 2. Iniziamo con gli aumenti perché devo raggiungere le stesse dimensioni che corrispondono alla circonferenza del mio braccio. Poi in ciascun punto vado a lavorare un punto alto. Penultimo punto alto. E nell'ultimo punto ripetiamo l'aumento, per cui facciamo un primo punto alto e un secondo sempre nello stesso punto.
Durante questa primissima riga a punto alto avremo ovviamente 22 punti perché abbiamo aumentato sia ad inizio che a fine riga. Una volta fatto questo, abbiamo sempre un multiplo di 2, possiamo andare a lavorare i mezzi punti alti incrociati, proprio come i due pannelli. Sostituisco sempre il mezzo punto con i due punti bassi. Prendo il filo, inizialmente salto il primo punto e vado a lavorare un mezzo punto nel secondo. Riprendo il filo e ritorno nel punto che ho saltato prima. Prendo il filo e chiudo. Per cui continuo con i miei mezzi punti incrociati. Anche in questo caso, se abbiamo rispettato per bene il multiplo di 2, ci ritroveremo a fine riga con gli ultimi 3 punti. Nei primi 2 lavoriamo il punto incrociato e nell'ultimo chiudiamo la riga con un mezzo punto alto. Fatte queste prime 2 righe, facciamo la catenella, giriamo il lavoro e continuiamo alternando la riga a punto alto con gli aumenti ad inizio e fine riga, più la riga numero 2 dei mezzi punti incrociati, finché non raggiungiamo la circonferenza del nostro braccio. Io continuerò con questo blocco che riguarda le prime 2 righe per altre 6 volte, per cui avrò un totale di 14 righe, proprio come ho fatto con la prima manica realizzata. Guardate fin quanto ho aumentato, ho raggiunto 27 centimetri, che per me vanno più che bene. Potete fare anche una piccola prova, quindi mettete il vostro lavoro man mano che lo lavorate e vedete se tutto coincide. Se ritenete opportuno aumentare ancora di qualche riga, aumentate, altrimenti vi fermate allo stesso numero di righe, che nel mio caso sono 14 righe, nonché 34 punti. Infatti questi 34 punti li ho lavorati da questa riga segnata con il marker fino all'ultima, per un totale di 20 righe. Ho raggiunto esattamente 50 centimetri. Terminate le 34 righe totali, possiamo staccare il filo e riattaccarlo esattamente qui per andare a rifinire i 3 lati, proprio come abbiamo fatto per i 2 pannelli davanti e dietro. Ma ve lo mostro lo stesso in maniera più veloce. Allora, stacco il filato, faccio un cappio, inserisco l'uncinetto nella primissima catenella del polsino, inserisco il cappio e tiro fuori. Intanto blocco con una catenella e poi sempre dello stesso punto lavoro un punto basso, andando a lavorare anche le code dietro. Per cui avevamo 7 catenelle, lavoriamo 7 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un punto basso nella riga del punto basso e quando incontriamo le righe di punti alti e di mezzi punti andiamo a lavorare 2 punti bassi in ciascuna riga. Quindi prima riga entro e lavoro 1 e 2 punti. Riga numero 2, entro nel punto e ne lavoro 2. Sempre nello stesso. Riga numero 3, 1 e 2 e continuo così su tutto il lato più lungo. Sul lato più corto, ovviamente quando arriviamo all'ultima riga lavoreremo 2 punti nel punto alto e 2 punti all'interno dell'asola, non 3 ma 2. Non facciamo alcun aumento. Quindi un punto in ciascun punto e ripetiamo allo stesso modo esattamente dall'altra parte finché non rifiniamo il tutto. Faremo l'ultimo punto basso nell'ultimo punto più un punto bassissimo sempre nello stesso e da lì possiamo staccare il filo. E questo poi sarà il risultato dello scollo. Prima di procedere, chiaramente fate una prova, vedete se questo lavoro entra attraverso la vostra testa, perché fate in tempo a disfare il tutto. Come vi ricordate, qui abbiamo lavorato sulla manica 34 punti bassi finali, o quantomeno io. Bene, divido questi 34 punti per 2, 17 e 17. Questo significa che andrò a cucire 17 punti su un pannello davanti o dietro, stessa cosa dall'altra parte.
parte. Ho già marcato i miei punti per un totale di 34, per cui procedo spedita. Tolgo il marker, quindi mi inserisco, faccio la cucitura sempre sul rovescio, insomma. Quindi blocco con una catenella, rientro sempre negli stessi punti e lavoro il primo punto di 34. 2, 3, 4, 5. Possiamo bloccare anche il punto che abbiamo bloccato con la cucitura sulle spalle, sempre nel 17° punto. Lo stesso vale per l'altro punto che abbiamo all'angolo, con il primo di 14 dall'altra parte. Quindi 1 e 2. Poi continuiamo. È 17° ed ultimo punto basso. Come notate, tutto coincide, quindi anche qui stacco il tutto, stringo per bene e vado a nascondere il filo in eccesso tra i punti. Questo sarà il risultato della cucitura all'esterno, praticamente non si vede nulla. Ripetiamo la stessa operazione sull'altro lato, sull'altra manica. Ora, con il lavoro sempre sul rovescio, andiamo a cucire la zona del busto e la zona della manica. Anche in questo caso non dobbiamo fare alcun calcolo perché abbiamo lo stesso numero di punti bassi. Non faremo altro che andare a lavorare un punto basso in ciascun punto. Sull'altro lato l'ho già fatto, guardate che perfezione, lavoro super super pulito. Proprio come prima faccio un cappio e mi aggancio ai primi punti bassi del laterale, non della zona inferiore. Io li ho già segnati per questione di tempo. Parto sempre con una catenella e negli stessi punti lavoro un punto basso e poi lavorerò un punto basso in ciascun punto sottostante, prendendo i punti di entrambi i pannelli. Guardate che semplicità, super facile e veloce, alla portata di tutti, a prova di principiante davvero. Ok, mi ritrovo all'ultimo punto del pannello davanti e dietro e poi sono sulla zona ascellare. Guardate come i punti coincidono, 1, 2 e chiudo. Poi entro sempre nei punti bassi già cuciti per non avere spazi vuoti sia da una parte che dall'altra parte. In questo modo mi riporto anche su tutti i punti della manica. Ora anche qui non vi mostrerò tutto perché già abbiamo visto come è facile. Basta lavorare un punto in ciascun punto ed il gioco è fatto. Al termine del lavoro andremo a bloccare anche gli ultimissimi punti bassi, facciamo un punto bassissimo sempre prendendo gli ultimi punti, catenella, stacchiamo il filo e lo nascondiamo. Dopodiché possiamo capovolgere il nostro progetto ed indossarlo per vedere se tutto calza alla perfezione. Amiche ed amici, ho capovolto il progetto, lo avete visto, e questo è il risultato, è molto molto bello, tra l'altro l'ho anche indossato ed è perfetto. Mi piace molto questo scollo a barchetta che si è venuto a creare, volendo lo potrei anche lasciare così perché già è definito a punto basso, quindi non sarebbe necessario andarlo a rifinire del tutto. Oppure potrei creare una lavorazione sempre a costine, ma anziché andare a fare 7 punti bassi, ne potrei fare anche 4, giusto
giusto per averlo un po' definito. La stessa cosa farò sulla zona inferiore, anche in questo caso il maglione è definito, però voglio andare a ricreare lo stesso dettaglio dei polsini. Ora lo facciamo subito sulla zona del collo e la stessa lavorazione la andiamo a riportare sulla zona inferiore, quindi vi mostro soltanto un passaggio. Vi anticipo subito che sulla zona inferiore avvierò lo stesso numero di punti che ho avviato per i polsini, quindi 7 punti, ovvero 8 catenelle e 7 punti, giusto per avere la stessa larghezza, 5 cm, anche perché il mio maglione è un po' corto, quindi 5 cm mi farebbero anche comodi. Siamo esattamente a 42 cm di altezza, al di sopra dei miei fianchi. Riprendo il mio filato, questo è l'ottavo gomitolo di 10, taglia M, ma non credo di finirlo tutto, ne utilizzerò circa metà. Faccio un cappio, mi aggancio su un punto qualsiasi sulla parte dietro, tiro fuori il cappio e avvio 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Poi a partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 3 punti bassi. Una volta fatto questo vado nel punto successivo, faccio un punto bassissimo, faccio una catenella e riparto lavorando un punto basso in costa dietro in ciascun punto. Come notate non faccio 3 punti bassissimi o 4 perché altrimenti restringo la zona dello scollo. Siccome è perfetta così vado soltanto a rifinire. Fatto questo inizio con la terza riga. 2, 3, punto successivo, un punto bassissimo, catenella e ricomincio. 1, 2 e 3. Dunque continuo per tutto il giro dello scollo, non appena arrivo all'ultimo punto vado a cucire i 3 punti bassi con le 3 catenelle iniziali facendo 3 punti bassissimi, quindi taglio il filo e lo vado a nascondere sul retro. E voilà, progetto completato, che dirvi, è spettacolare, mi calza a pennello, è favoloso, bellissimo, sarà anche per il colore scelto, ma io lo adoro. Ho da farvi un unico appunto, vi ricordate che io vi avevo detto di non saltare alcun un punto basso, di fare un punto bassissimo e poi lavorare i 3 punti bassi così come i 7 punti bassi dall'altra parte sulla zona inferiore. In realtà poi ho disfatto quel po' di lavoro che avevo fatto insieme a voi perché stava sfarfallando un po', ho fatto una riga punto basso in costa, dopo aver fatto quella di ritorno ho fatto un punto bassissimo nel primo punto, un altro nel secondo punto e da lì sono ripartita lavorando i punti bassi in costa, quindi questo è l'unico appunto. Ovviamente ho acquisito molti più centimetri visto che ho rifinito il tutto, infatti siamo a 48 cm circa, ma anche di più perché il mio lavoro non è ben disteso, ma comunque siamo lì, per una larghezza da 43 cm. Una volta che l'ho indossato la lavorazione si è un po' allargata, ma è del tutto normale, dopo il lavaggio dovrebbe succedere anche, ma non troppo perché comunque mi è capitato di lavare dei capi di abbigliamento, degli accessori e il filato non si muove, la lavorazione più che altro non si muove di una virgola. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il maglioncino vi sia piaciuto, fatemi sapere come sempre sotto a questo video nei commenti, scatenatevi, sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Vi ricordo che i link che vi riportano al materiale ve li lascio come sempre sotto a questo video nel box informazioni. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di seguirmi anche sui miei social per non perdervi tutti i vari retroscena. Vi do l'appuntamento alla settimana prossima, un bacino a tutti!